L'altra faccia della pandemia, meno conosciuta ed enfatizzata rispetto ai pericoli diretti del Covid-19, ma altrettanto silenziosa e dolorosa. La solitudine è uno dei mali che accompagna i pazienti ricoverati in ospedale colpiti dal coronavirus, e a soffrirne sono anche tutti coloro che, affetti da altre patologie, non possono vedere i propri cari per le restrizioni imposte dalle normative anticontagio. La donazione effettuata questa mattina all'ospedale di Miccoli di Barletta vuole abbattere barriere comunicative e sociali insieme. Non tutti, infatti, possono disporre di cellulari o computer di ultima generazione per una videochiamata ai propri parenti, ed è il motivo che ha spinto il cardiologo Giuseppe Carpagnano ad organizzare una raccolta fondi online per l'acquisto di tablet da distribuire nei reparti del nosocomio barlettano. Ben 28, al termine dell'iniziativa benefica, gli apparecchi consegnati nelle mani del direttore generale della ASL PT Alessandro Delle Donne e della direzione amministrativa dell'ospedale. Questa iniziativa fondamentalmente nasce dall'esperienza vissuta sul campo da parte di tutti gli operatori sanitari, che chiaramente all'interno di una corsia di un ospedale possono toccare con mano la sofferenza di questi pazienti, che in questo particolare momento storico sono costretti a vivere da soli in una stanza di ospedale, da soli con la propria malattia, lontano da quelli che poi sono le uniche cose che restano. Provate a pensare ad un anziano di 90 anni che sta per 2 settimane all'interno di un ospedale. Quindi l'obiettivo è solo quello di regalar loro un minimo, un briciolo di forza in più per poter vivere un po' più decentemente e serenamente questo particolare momento storico. Ai contributi dei singoli cittadini si somma la generosità messa in campo da istituzioni, associazioni e professionisti impegnati nel sociale. All'acquisto dei tablet hanno partecipato il Comando di Polizia Locale di Barletta, la Lilt Sezione Batto, lo Studio Legale Bruno, l'Hotel Ristorante Salsello, aziende come la Bistorre, la Etos di Barletta e la Frigotech di Bisceglie. Particolarmente significativo lo sforzo del patronato ACLI Bari Bat, che ha donato 6 apparecchi all'ospedale di Barletta ed altri 5 al Miuli di Acquaviva delle Fonti. Noi siamo coinvolti in questa attività di solidarietà e anche di coesione sociale, perché ritengo che questa possa dare un inizio anche a un benessere comunitario di tutte le organizzazioni del terzo settore e comunque di tutto il territorio che ci coinvolge, per cercare di portare un po' di aiuto, di sostegno a questi pazienti che a volte non riescono neanche a dare l'ultimo saluto ai propri cari. Le distanze si accorciano, il percorso ospedaliero viene vissuto in maniera meno drammatica. Tutto rientra in quel processo di umanizzazione delle cure, dicono dall'ASL BT, assolutamente indispensabile per migliorare la condizione psicologica dei pazienti. Abbiamo purtroppo assistito ai decessi che non hanno consentito nemmeno ai parenti di dare l'ultimo saluto ai loro congiunti, e questa è una cosa che ha caratterizzato in maniera molto negativa questa brutta esperienza, dalla quale comunque stiamo uscendo anche abbastanza velocemente. È bene, perché i numeri comunque si sono contenuti e le nostre strategie di contenimento del contagio hanno prodotto i loro effetti, grazie un po' all'azione combinata tra ASL, enti locali, regione, che siamo stati abbastanza efficaci. Un'altra però, dal punto di vista invece positivo, caratterizzazione di questo periodo è la grande generosità e solidarietà che in questi 2 mesi hanno distinto i rapporti tra noi, la collettività, e questi sono stati tanti benefattori che si sono fatti vivi e sentire, facendoci sentire la loro vicinanza, con gesti concreti che hanno consentito alla ASL di aumentare quella vicinanza tra il paziente e il nucleo familiare.